Ciao ragazzi, eccoci per un nuovo video di recensioni di console portatili arcade. Quest'oggi vi voglio parlare del Galaga della MyArcade, questa è la versione standard, non premium. Infatti ha al suo interno la ROM del NES. Andiamo ad accendere, sempre col pulsante sotto dove c'è la finta gettoniera. Qua. Come al solito dietro abbiamo il jack per le cuffie e i tasti per aumentare o diminuire il volume. Qui parte la demo. Sentite la musica riprodotta abbastanza fedelmente. Però diciamo ha la particolarità, vedete, che ha il punteggio sulla destra e non in alto come nella versione arcade da sala giochi, e questo limita un po' la grandezza dello schermo. I comandi sono abbastanza reattivi, beh, il gioco lo conoscete, probabilmente è uno dei più belli sparatutto degli anni 80. Qua c'era la possibilità di farsi catturare una navetta. E poi praticamente distruggendo la nave che l'aveva catturata, le due navette si univano per avere uno sparo molto più potente. Insomma, si finivano i livelli, soprattutto anche i bonus stage, molto più facilmente. Vedete che schiacciando Start si mette in pausa, ovviamente schiacciando riparte il gioco. Che dire, è un... Purtroppo diciamo che queste mini macchinette della MyArcade, le versioni standard, non hanno la ROM arcade, ma hanno appunto conversioni a 8 bit o 16 bit a seconda del gioco. C'è la sua confezione, poco altro, all'interno della scatola un manuale di istruzioni e della pubblicità su altri titoli della MyArcade. La grafica è fatta abbastanza bene, riproduce in modo capinato originale abbastanza bene. Ripeto, è uno sparatutto sicuramente di quelli più belli degli anni 80. Il joypad, come sempre, si può svitare e potete usare solo le croci direzionali. Diciamo che in questo gioco non cambia poco, perché comunque alla fine si va solo lateralmente, non si va nessuno giù. E niente, si trova attualmente su Amazon attorno alle 50 euro, ma riuscite a trovarlo nei vari mercatini attorno alle 15-20 euro. Controllate sempre su Vinted, su Subito o eBay. Ok ragazzi, è tutto per la recensione, alla prossima.